Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts 3 Remind. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Terranort o Terraxenort, Saix e, se ce la faccio, Marluxia. Vabbè, lui barra lei. Vabbè. Comunque, in questo episodio affronteremo Larxin, Luxord e Zigbar. Scusate, ho avuto un lapsus. Comunque, niente, affronteremo loro tre. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E direi di partire subito con Larxin. Allora, Larxin, oh mamma mia, io ho veramente paura per te. Perché ricordo... con Larxin non sono sopravvissuto neanche i primi 5 secondi. Allora, innanzitutto le abilità, sempre le solite, tutte le solite. Però... No, direi controtaglio. Tanto per... Ripeto ancora, tutte le solite abilità, lampo magico è totalmente inutile. Poiché abbiamo un attacco veramente veloce. E... O meglio, come ultima carica. Cioè, ultima carica è fortissima in confronto. E niente, tutte le solite abilità. E basta. Allora, sempre porta fortuna, sempre tutte le solite cose. E... Basta, sempre solite gran pozioni. Ricreazione della battaglia contro Larxin in corso. I dati dell'avversaria sono stati potenziati. Vuoi procedere? Andiamo. Ok, ciao Larxin. Allora, state veramente attenti. È molto veloce. Molto, molto veloce. Contate che per il momento... Ok. Dicevo, contate che per il momento... Lei sta andando piano. Ok, vieni qua. Ok, attenti. Vieni qua tu. Oioi. No, davvero è troppo veloce Larxin. Troppo troppo veloce. Ok. Vieni qua. Ok. Beccati questo. Ah. Ok. E ora si inizia. Allora, ecco a voi la potenza di Larxin. Ora si moltiplica questo coso. Aio. Mamma mia. Ok. Dicevo, state attenti, ora questo coso si moltiplica. È veramente veloce. Ok. Ok. No, ho sbagliato. Vieni qua. Ok, vai. Ok. Aio. Potrei riusare Ariel. Però Ariel, come dire, se no diventa uno spammer alla fine. Ok.
Vieni qua tu. Ok, di nuovo. Ok. Oh, io ce l'ho fatta. Ok. Fermati un attimo, te. Oioi, è troppo veloce. Maremma. Ok. Ok, ultima barra, dai. Mamma mia, io ve l'ho detto, lei è velocissima. E contate, la sua DM, io sono riuscita a schivarla quasi tutta. Quando vi attacca in quella maniera, quella è la sua DM. La DM, se vi ricordate, quando c'era nel cimitero di Keyblade, in combo con Marluxia, che faceva qualche rettilineo per confondervi e poi vi veniva addosso, non è niente. Lì viene letteralmente moltiplicato. Poi, piccola cosa. Praticamente, se gli fate un danno a tutte le sue copie, quindi ad esempio, usando Vampareale, qualche altro a caso, Pallone Miawau, anche alle sue copie, il danno viene moltiplicato. Quindi è tanta roba. Veramente, veramente tanta roba. Comunque, adesso andiamo da Luxord. E ora c'è veramente da divertirsi. Un attimo, prima di andare, la moneta cupo ce l'ho? Ok, ce l'ho. Meno male, meno male, meno male. Allora, ricreazione della battaglia contro Luxord in corso. I dati dell'avversario sono stati potenziati. Vuoi procedere? Andiamo. Corsa contro il tempo. Metti alla prova. Metti alla prova in una battaglia. Mettiti. Oioi. Mettiti alla prova in una battaglia contro Luxord e il tempo. E ora c'è da divertirsi. La barra dei due contendenti diminuisce con il passare del tempo. Mi raccomando, dei due contendenti, con il passare del tempo. E quando subiscono danni. Se non riesci a vincere i giochi che ti propone Luxord, la tua barra del tempo diminuirà notevolmente. Perderai la battaglia se i PS di Sora o la barra del tempo arriveranno a zero. Sconfiggi Luxord e vinci la corsa contro il tempo. Now, let the game begin. Allora, praticamente è un minigioco molto facile da capire. Se lui vi tocca, il tempo scorre più in fretta. La barra del tempo scorre più in fretta. Ora. Ok, usate Thunder. Quando ci sono queste carte, usate Thunder. Quando le carte, invece, ecco un minigioco. Allora, dovete premere il cerchio. Ok, dov'è? Ok, questa. Se le carte rallentano troppo, lui vi farà danni e ve ne fa veramente tanti. Ok, vieni qua. Ok,
Ok, ve lo spiegherò tra un attimo il suo minigioco, però è veramente rompiscatole. Allora, ok, adesso il minigioco è un altro. Allora, dovete girare intorno alle carte. Se le carte rimangono ferme, dovete colpirle. Ogni tanto le carte finte cercheranno di colpirvi. Allora, anche quella? Sì. E adesso dobbiamo trovare Luxord. Allora, vieni qua. Ok. Allora, dov'è? Ah no, ok, lancia queste carte che rompono. Ora, c'è una maniera per riuscire a colpirlo. Ok. Ok, non ce l'ho fatta. Ok, quando fa questo turbine usate il contrattacco del calcio, controcalcio. Usando quella mossa riuscirete a colpirlo e infliggergli un sacco di danni. Ok, cosa fa? Ok, la cosa delle carte, perfetto. Le carte in verticale. Allora, ricordo, qui dovete solamente girare la carta, dovete andargli incontro. Ok, avete visto quanto ho perso? Bene. Ok, dov'è? Eccoti qua. Vai. Ok, energiga. Qui le ma... Let the game begin. Dicevo, qui le magie non servono a nulla. Adesso tocca a tutte le carte. Attacca tutte le carte con l'immagine di Luxord o eliminale con triangolo carta. Allora, dovete per forza trovare Luxord. Il problema è che le carte ci mettono veramente pochissimo tempo a sparire. Allora, ok, l'ho colpito. Dov'è? Non l'ho visto, vabbè. Allora, forza. Ecco. L'unico problema è che qui la telecamera lagga un po'. Lagga un pochino e non è che si vede tanto bene. Ok. Perfetto. Allora, forza. Ora, pian piano che fallite i minigiochi, più le carte si avvicineranno. E ovviamente... shuffle, shuffle lo dico io. Ah, sto fallendo tutti i minigiochi e più che fallite, ripeto, più le carte si avvicinano. Allora, dov'è? Eccoti. Ah. Ok. Ok, ora attacca la carta con l'immagine di Luxord 3 volte di seguito o eliminala con triangolo. Se fate questo, vincete il minigioco e lui vi lascerà uscire. Eccolo lì. Victory is mine, Sora. E certe volte succede questo. Allora, aglio. Dicevo, certe volte succede questo. Dicevo, certe volte succede questo, ovvero che praticamente Sora attacca un'altra carta che voi non avete scelto. Ok, next game. Ecco, ora ovviamente è più difficile. Allora, sei tu. E adesso dov'è? Visto? Attacca la carta che io non ho scelto. Ed è veramente rompiscatole questa cosa. Ma veramente, veramente rompiscatole. Ora, quando il suo attacco finale vi infligge danno, come avete visto, lui recupera un pochino di... Ovviamente io ho schivato, ma vabbè. Allora, dicevo, lui recupera un po' di tempo. Ed è una cosa veramente orribile. Allora, dov'è questa? Dov'è? Allora, vieni qua, tu ora.
Ti faccio un bel po' di danni. Allora. No, ho sbagliato. Allora, quel coso deve essere di elemento fuoco. Me ne sono dimenticato. Vieni qua. Ok. Do you think you can find me? Di nuovo, forza. Manca veramente poco, eh. Veramente, veramente poco. Allora. Ok, un'altra. Attenti che poi lui può anche mischiare le carte. O meglio, dov'è? Non la trovo. Eccola. Ok, vieni qua. Ok, ultimo poco di vita. Ecco. No, ho sbagliato. Ecco, ora è molto più rompiscatole. Ecco. Questo mi toglie tantissima vita e lui ne recupera. Allora, forza. Questo è l'ultimo minigioco. Allora, prima trovata. Dai. Ok. Dov'è? Vieni qua. Cioè, sono a meno di 20 minuti e ne ho sconfitti due dell'episodio. Wow, mi sento veramente pro. Comunque, ho sprecato veramente pochissime gran pozioni, wow. Comunque, dicevo, praticamente gli attacchi di Luxord sono veramente rompiscatoli. Soprattutto, la sua DM. Superare la sua DM è veramente difficile, ma veramente difficile. Ora, sono andato bene finora, per favore. Direi che per questo momento metto controcalcio. Ripeto, se usate controcalcio, volevo provare controtaglio, ma controtaglio è inutile. Se usate controcalcio, quando lui sale, Luxord, sale lanciandovi quel turbine di carte, parando, usando controcalcio, lo colpirete dall'alto e gli farete veramente tanti tanti danni. Adesso direi di salvare tanto per. Posso salvare direi qua. Se ovviamente il gioco permette. Grazie. E adesso andiamo. Ricreazione della battaglia contro Zigbar in corso. I dati dell'avversario sono stati potenziati. Vuoi procedere? Andiamo. All right. The hero thinks he's ready now. Ed ecco Zigbar. Allora, lui cambierà ogni singola volta. Ecco. Il campo di battaglia. Forza lancia. Dicevo, lui cambierà ogni volta il campo di battaglia. Ed è veramente orribile. Ora, perché non l'ha parato? Vabbè. Allora. Attenti. Ora, parando quel coso. Ok, ora vi spiego tutto, tranquilli. Il problema è che è un po' veloce questo tizio. Dicevo. Ok.
Ora comincia la vera rompi... Avete capito? Allora. Ah. Ah, perché non para? Allora, fatti colpire. Ora, questi proiettili blu. Dovete pararli tre volte, così poi scompariranno. No, colpiscilo, Sora. Oioi. Ok. Comunque ovviamente sono... Dicevo, questi cosi sono veramente rompiscatoli. Questi proiettili, perché sparano in due tempi diversi. Comunque, quello è il suo attacco bellissimo. Cioè, è bellissimo. Non potete dire niente. Dovete premere X appena lui si muove. Appena lui muove leggermente un muscolo, voi premete X, perché sennò vi fa tanti danni. Allora, vieni qua. Ok. Ok. Adesso. Ora, questi proiettili sono veramente odiosi. Ecco. Se tu mi facessi attaccare, santo cielo. Ok, c'è stato un lag devastante, ho visto. Allora, vai. Comunque, dicevo, quei proiettili rossi sono veramente rompiscatoli, perché... Perché dicevo... Lascia delle mine in maniera visiva e poi... Ok. Ok. E adesso ci dovrebbe saltare e parare, però ovviamente rompono. Ok. Think fast. New backdrop. Let's ecco. Make it interesting. You can't get away. Questo è il suo attacco finale, state veramente attenti. Allora. No. Ora cercate di muovervi in zone che non ci siete ancora stati. Ok. Ok, avete superato la DM se fate questo. Allora, vai. Ovviamente rompe questo attacco. Ovviamente dal dietro. Ecco. Ok. Vieni qua. Ok. Vai.
Think fast. No, no, no. Ora, quando ne spara tre, state veramente attenti. Ecco. Perché da ora dovrebbe sparare colpi molto, molto, molto potenti. E non sono parabili, mi raccomando. Allora. Ok. E abbiamo finito, non sono morto neanche una volta. Mamma mia. Allora, avete visto quanto è forte Zigbar? Secondo me Zigbar è il più forte per il momento di tutti loro. Cioè, giovane Xehanort è una cavolata. Vanitas, l'unico problema è capire la pattern dopo è un computer alla fine, perché ripeterà sempre la solita cosa. Riku Oscuro è quello che contrattacca di più. Terranort, vabbè. Poi Sykes invece, Ariel tutta la vita. E Marlux invece dovete essere solamente pronti all'ultimo attacco. Basta usare Fire all'ultimo attacco e basta. Quando fa la DM, insomma. Poi Larxene invece è velocissima e basta. Luxord, dovete stare attenti al tempo e al minigioco. E invece Zigbar è seriamente il più forte. Quando spara i suoi proiettili in grassetto, se si può dire in grassetto, non potete pararli, quelli trapasseranno la vostra difesa. State attenti. Comunque, abbiamo finito. Quante gran pozioni ho, scusa, per sicurezza? Ne ho 80 e sto a posto. Dicevo, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts 3 Remind affronteremo Ansem, Xemnas. E poi vedremo cosa ci sarà. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ah, comunque, prima che me lo dimentichi, della modalità critica a livello 1 c'ho ancora da pensarci per come farla, ma comunque tranquilli, la farò. Dico dei data, insomma. Però dei data sarà molto, 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 molto fatta in altra maniera. Comunque, alla prossima. Ciao.